Salute, pace e bene a tutti. E il Signore vi dia tanta gioia e tanta santità. Parleremo della santità di Padre Pio. Però Padre Pio non amava questo vocabolo, questo sostantivo, santità. Amava di più il discepolato, essere discepolo di Gesù. Il suo ideale era essere discepolo. È vero che nella Bibbia è scritto siate santi come santo è il Padre vostro che è nei cieli. È anche vero che sia Papa Francesco sia i papi precedenti tutti ci spingono a dire siate santi. Ed è bello vedere le persone che dicono io mi voglio fare santo. C'è San Bernardo, di cui leggo una frase che molti conoscono. Dice così, verus humilis, poi traduco, semper vult vilis reputari, non humilis predicari. È facilissimo. Il vero umile vuole sempre essere ritenuto vile, non riconosciuto umile. Se io dico Don Michele Nasuti è il prete più umile della diocesi, io divento il prete più superbo. Allora attenzione, Padre Pio amava essere discepolo di Gesù. Come l'umiltà non è il dire io sono umile. L'umiltà chi ce l'ha non si accorge di averla. Quelli che si accorgono di essere umili forse non sono umili. Voi mi direte ma che c'entra tutto questo con la santità? Un altro santo di cui non ricordo il nome ma l'ho letto diceva così: in paradiso non tutti sono dottori, in paradiso non tutti sono professori, in paradiso non tutti sono vergini, in paradiso non tutti sono casti, ma tutti devono essere umili, altrimenti non c'è posto per loro. E allora tutto il cammino di santità che ogni cristiano deve percorrere deve essere capito bene, perché tu solo santus, uno solo il santo, noi lo diciamo sempre nel gloria. Padre Pio allora sì, è santo perché noi ci siamo accorti della sua capacità di identificarsi a Cristo crocifisso, ma la santità non può essere una meta che mi prefiggo se in sotto sotto ci può essere questa falsa modestia. Io poi sarò sante. Lo so che questo mio discorso è un pochino strano, ma quando vengono a confessarsi da me e dicono io mi voglio fare santo, dico io calma, tu devi chiedere perdono al Signore. E sempre San Bernardo dice così, misericordia tua, Domine, meritum meum. I miei meriti, la mia santità, non è l'accumulo delle cose buone che io ho fatto. La vera santità è che tu mi perdoni, perché tu solus santus, misericordia tua, Domine, meritum meum. Magari un'altra volta poi ci capiremo meglio, ma Padre Pio mi ha capito bene. Grazie. Amen.